Favara oggi anticipa la manifestazione al 25 aprile con un'ampia partecipazione studentesca, come ovvio tradizione insomma del popolo favarese. Sì, per noi ormai è una tradizione consolidata, la facciamo i giorni prima per dare la possibilità ai ragazzi delle scuole di essere presenti, perché si spendono, lavorano tutto l'anno, fanno dei lavori ed è giusto farglieli presentare, il 25 sarebbe complicato. Poi noi il 25 come comune sempre ogni anno deponiamo la corona e ricordiamo il sacrificio dei nostri partigiani e la liberazione dell'Italia, però ci teniamo la tradizione a far partecipare i ragazzi qualche giorno prima. E stamattina abbiamo visto una bella partecipazione, ragazzi in uno spirito di allegria che ricordano delle cose importanti. E oggi abbiamo anticipato la tradizionale festa del 25 aprile, che come è noto si festeggia in tutta Italia giorno 25 del mese di aprile. Perché questa scelta? Perché abbiamo voluto che i ragazzi fossero protagonisti di questo avvenimento civile che ha portato la libertà nel nostro paese. Per cui, considerato che il 25 è giorno festivo e i ragazzi non sono a scuola, poi c'è pure anche il ponte quest'anno, abbiamo deciso di anticiparlo, così come abbiamo fatto per la verità anche negli anni precedenti. Perché? Perché vogliamo parlare ai ragazzi, vogliamo sapere e vogliamo che i ragazzi conoscano la storia del nostro paese, vogliamo che i ragazzi sappiano che cosa è stato il fascismo, che cosa sono stati i campi di concentramento, vogliamo sapere, vogliamo che i ragazzi sappiano che cosa è stata la guerra di liberazione, la resistenza e così via di seguito, e soprattutto che cosa è stata poi la fine della guerra con la vittoria delle forze alleate nei confronti della Germania. Da lì è nata poi la Costituzione italiana, che è quella alla quale noi guardiamo con attenzione, perché tra i suoi principi fondamentali vi è l'antifascismo. Antifascismo che proprio in questi giorni è stato un momento di polemica tra la Presidente del Consiglio e altri esponenti del governo italiano nei confronti di uno scrittore, Antonio Scurati, che doveva fare il monologo in televisione e poi è stato sospeso, è stato tagliato per motivi che non hanno senso se non quello di fare prevalere sempre e comunque lo spirito della parte della destra italiana. Fino a quando la destra italiana non capirà che dovrà farsi carico anche lei del termine importantissimo antifascista, non farà passi in avanti in direzione della libertà e della democrazia. Dirigente Bruccoleri, quanto è importante la presenza della scuola a questi eventi? La scuola, secondo i padri costituenti e le madri costituenti, è il luogo che abbatte le differenze, che costruisce equità e dunque democrazia. La scuola è il luogo della libertà del pensiero, della conoscenza, della cultura, è il luogo dell'inclusione ed è il luogo della pace. La scuola non può che enfatizzare nella Costituzione, attraverso la Costituzione, i valori antifascisti, della libertà, dell'espressione del proprio pensiero, della costruzione di una società inclusiva, aperta a tutti e ciascuno. L'ANPI sempre presente in queste iniziative, in particolare il 25 aprile, per non dimenticare. Assolutamente sì, l'ANPI sulla festa della liberazione, come sul giorno della memoria, vuole essere sempre tra i primi a organizzare questa giornata. Quest'anno l'ANPI ha deciso che si celebra la festa della liberazione in nome del fermo di tutte le guerre, perché è impossibile che le problematiche internazionali si debbano risolvere obbligatoriamente con la guerra. Noi diciamo che si devono risolvere sul tavolo della discussione e della strategia della nazione. E quindi approfittiamo per festeggiare questa giornata in nome anche della pace.